Salve a tutti, qui Antonio Cianci, Raccatafilm, Capartial del lato nerd della forza, con una nuova puntata di A Ruota Libera, rubrica in cui il sottoscritto presenterà e recensirà in maniera concisa, schietta, serie TV originali Netflix che si sono fatte un nome. Vincitore di un Emmy per miglior attore non protagonista, passiamo a Bloodline. Non siamo cattive persone, ma abbiamo fatto una brutta cosa. Queste le profetiche parole che aprono la prima stagione di una saga familiare ricca di misteri. Protagonista è la famiglia Rayburn, appunto, proprietaria di uno storico resort situato nelle isole Keys, nella Florida meridionale. Essi sono il patriarca Robert con sua moglie Sally, interpretati rispettivamente da Sam Shepard e Sissy Spacek, e poi abbiamo i quattro figli: John, Kyle Chandler, sceriffo della piccola cittadina in cui vivono, la sorella Meg, Linda Cardellini, una giovane laureanda in legge in procinto di sposarsi, poi abbiamo il mezzano Kevin, l'imprevedibile barcaiolo dalla testa calda, e infine il primogenito, Danny, la pecora nera che è pronta a ritornare e scatenare un bel terremoto. Quest'ultimo viene accolto con sentimenti contrastanti, sia dai fratelli che dal padre. L'unica veramente felice di rivederlo pare essere la madre Sally, che subito si schiera dalla sua parte nelle tante diatribe in cui viene coinvolto. Nessuno si fida di Danny, che troppe volte in passato ha deluso le aspettative, sparendo dalla circolazione e comportandosi in modo scostante. Potrebbe sembrare una trama banale e scontata quella di Bloodline, ma mai fidarsi delle apparenze. Bloodline dall'inglese viene tradotto legame di sangue ed è proprio questa la chiave di volta, un'arma a doppio taglio che ci presenta una famiglia apparentemente unita, ma soffocante sin dai primi minuti di presentazione. Bloodline ci regala un dramma intriso di ombre, e forse mai verrà fuori uno spiraio di luce. I misteri vengono svelati poco alla volta, ingolosendo lo spettatore con una serie di flashback, con tanto di voce narrante di John, che diviene coscienza della famiglia e presenza onnisciente nella storyline principale. La bravura degli autori sta nello scoprire subito le carte. Abbiamo il finale in bella vista e poi, dopo aver scagliato la pietra, tirano indietro la mano, mostrandoci a piccole dosi ciò che è avvenuto. Una formula vincente punteggiata da indizi e tracce. Quello che ci interessa sapere è il come ci si arriva a questa disastrosa conclusione annunciata e il come verrà superata e affrontata successivamente nella seconda stagione. La narrazione è lenta nella caratterizzazione, specialmente nella seconda stagione, ma vi è un'attenta e approfondita analisi di ogni singolo membro della famiglia. I tratti dei loro caratteri si palesano poco alla volta con il dipanarsi dell'intreccio, e gli autori sono persino riusciti a sfruttare appieno il cast a dir poco stellare che avevano a disposizione, partendo da un grandioso Ben Mendelsohn nei panni di Danny, ricordiamo, vincitore di un Emmy, una prova eccezionale che sa come e quando sputare sangue sul nome della famiglia e agire secondo determinati piani per distruggerla dalle fondamenta. Un personaggio borderline, sempre e costantemente sul filo del rasoio. Un alcolizzato e accanito consumatore di antidolorifici deluso dalla vita. Un animale che non si fida più delle persone che tanto lo hanno disprezzato e messo all'angolo nel corso della sua esistenza. Un protagonista tormentato in continua evoluzione, con demoni che lo mettono in ginocchio e combattuto tra la voglia di chiudere col passato e la voglia di vendicarsi della famiglia che lo ha trasformato in un reietto. Sicuramente tra quelli che mi seguono, pochi sono coloro che hanno seguito questa serie fino alla fine, quindi lascio da parte gli altri personaggi di spicco che sapranno regalarvi non poche sorprese. Comunque passiamo alla regia, sempre sicura che mette intelligentemente in contrasto il paradiso rappresentato dalle location, da cartolina delle Keys con notevoli panoramiche, all'inferno sulla terra della famiglia Rayburn, con inquadrature nascoste che hanno paura di mettere il naso nelle faccende della famiglia, con tanto di flashback dalla fotografia traslucida, spettrale, che rende in pieno l'idea di un passato che tutti non hanno mai realmente dimenticato. Sia la prima che la seconda stagione seguono un loro preciso itinerario. Si parte con la marcia alta nei primi due episodi, poi la storia si apre a ventaglio e vi è una discreta flessione nella parte centrale, ma godibile grazie alle travolgenti performance del cast d'insieme, e i finali riservano dei colpi bassi da digerire lentamente, facendovi assaporare la crudezza e la sconsideratezza delle azioni compiute. Uno show di assoluto spessore, ben scritto, diretto ed interpretato. Un intrattenimento capace di coniugare saga familiare,
e thriller senza mai perdere di vista l'efficace caratterizzazione dei personaggi. Vi consiglio caldamente di recuperarlo, dategli una chance. Qui Antonio Cianci, Raccatafilm a caparsi va alla finito, mi raccomando, nella descrizione, voto, link alla pagina Facebook e al sito web ufficiale della mia redazione, Lato Nerd della Forza. Pareri, opinioni, critiche, l'avete visto? Avete intenzione di rimediare la serie? Scrivetemi qui sotto, nei commenti vi accolgo a braccia aperte. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!